uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Professoressa, lei ha organizzato direttamente, è stata coinvolta direttamente con questo, in questa partecipazione, come mai proprio le Da Vinci hanno partecipato? Sì, è semplicissimo. Quest'anno, quest'estate mi sono imbattuta nel libro Per questo mi chiamo Giovanni. Da lì è stato in me, nato in me il desiderio di trasmettere qualcosa in più ai ragazzi. Quindi quando a settembre l'ho fatto presente alle altre colleghe di terza, è piaciuto, quindi tutte le terze sono state coinvolte. E quindi è venuto fuori veramente un progetto di partecipazione, i ragazzi che scoprono la mafia, perché una cosa è sentirne parlare mafia, una cosa è scoprirla perché si leggono certe cose, si vedono certe cose, si discutono. Infatti loro mi dicevano: adesso quando sentiamo le notizie sulla mafia le viviamo in un altro modo. E quindi dopo con la professoressa Polloni ci siamo messi in contatto con il progetto Legalità, e quindi loro sono venuti a conoscenza del nostro progetto. La professoressa Polloni ha scritto una lettera a nome della scuola facendola scrivere ai suoi alunni, quindi da qui è nata la nostra partecipazione. Loro sono i migliori otto della scuola? I migliori otto delle terze, no, ce ne sono anche altri, però purtroppo abbiamo dovuto sceglierne uno e ci sarebbero stati, se fosse stato possibile, portare più alunni perché ne abbiamo un bel numero, però abbiamo dovuto scegliere il migliore di ogni classe, che è appunto educativo e didattico, no? Prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo. È stata l'unione di tutti i ragazzi d'Italia per i ragazzi della Assessore, un'importante esperienza per questi ragazzi, e non ce n'è mai abbastanza quando si parla di legalità. Assolutamente no, perché queste sicuramente sono esperienze belle, vere, vive, che danno a loro l'occasione di vederla vicino, qual è il problema che stanno affrontando solo magari guardando la televisione o leggendo il giornale. Una cosa così lascia il segno nella memoria e nell'esperienza di ogni ragazzo, e questo è fondamentale per la crescita di ognuno. Poi il loro esempio servirà sicuramente anche agli altri che non hanno potuto andarci, ma il passare di mano in mano, di bocca in bocca, ciò che è stato visto, ciò che è stato vissuto in quella giornata lì, sicuramente servirà a far crescere le nostre generazioni meglio e più consapevole delle problematiche che noi viviamo in questi giorni e da un po' di tempo a questa parte, nel ricordo di chi con dedizione, con serietà, con costanza, con volontà ferrea ha portato avanti i valori della Repubblica e della nostra società. Sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica. La testa si gira e aggiusta, la mira ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare.